Ciao a tutti e benvenuti oppure bentornati su questo canale in cui si parla di libri e oggi vi mostro le mie letture del mese di agosto e vi racconto qualcosa su ognuno di questi quattro libri. I libri in questione sono Il cane di terracotta di Camilleri, Tutta colpa di mia nonna di Manuela Mellini, La saga dei Florio, quindi I leoni di Sicilia di Stefania Auci e Le signore in nero di Madeleine St. John. Partiamo da Camilleri, il cane di terracotta. Allora, so che sono partita dal secondo volume della saga, della storia, della serie di Montalbano e quindi devo recuperare e partire quindi dalla forma dell'acqua. Va bene, però intanto ho letto questo. Sono contenta di non essere partita da uno che se ne sta a metà di tutto il ciclo, però insomma voglio dire, non ho trovato difficoltà a capire la storia nonostante si trattasse appunto del secondo volume. È per me il primo approccio a Camilleri, non ho mai letto nulla di suo, anche se mio papà è un grandissimo appassionato e ne ha tanti suoi libri a casa. E ho deciso di leggere questo perché volevo un pochino prepararmi al mio viaggio in Sicilia e quindi insomma mi sono fatta consigliare e tra i titoli che andavano per la maggiore c'era questo, quindi l'ho rubato a mio papà e l'ho letto e devo dire che ne sono rimasta affascinata perché questa scrittura all'inizio mi ha messa in difficoltà perché non è una scrittura comune, quindi bisogna un attimo abituarsi, bisogna capire cosa significano certe parole, che magari in italiano vogliono dire una cosa e in siciliano o in camilleriano tutta un'altra. Quindi diciamo serve una fase di conoscenza iniziale, ma poi in realtà la lettura scorre molto molto facilmente. Quindi sì, io avevo un pochino il timore di trovarmi in difficoltà, di non capire, quindi di avere una lettura magari un po' difficoltosa, un po' noiosa, un po' ardua, mentre invece è andata benissimo ed è stata una lettura molto piacevole. Mi è piaciuta tanto la storia, ma più di tutto mi è piaciuto l'autenticità, l'originalità di questo testo e ovviamente della scrittura. Mi è piaciuto perché ho trovato le immagini molto molto concrete e anche la dinamica della trama avvincente. Quindi insomma è una combinazione che mi ha fatto appassionare a Camilleri e leggerò sicuramente altri suoi libri. Per darvi due o tre accenni solo sulla trama, praticamente c'è una storia di malavita che si intreccia a un cold case, possiamo chiamarlo, quindi a una storia, a un delitto che risale a 50 anni prima praticamente, forse di più in realtà, in ogni modo a tanto tempo prima. E quindi ci sono queste due linee che si intrecciano il tutto insieme alla vita di Montalbano, che è un personaggio molto molto particolare. Io avevo anche visto, tra l'altro, alcune delle puntate della serie sulla Rai, però non ha influito nella lettura del testo, nel senso che me le ricordo ma in modo un po' vago e quindi insomma non è che le immagini della serie si sovrapponessero a quelle generate in modo mio autonomo del libro. Per cui, se non avete mai letto Camilleri, mi sento di consigliarvelo. Magari partite dal primo, se siete interessati alla parte di Montalbano. E già che ci sono, vi chiedo se ci sono altri libri di Camilleri, ma non di Montalbano, che vi sentite di consigliarmi. Passiamo adesso a Tutta colpa di mia nonna di Manuela Mellini. Questo è un testo che ho acquistato qui a Berlino perché la scrittrice abita nella mia stessa città e ha presentato il libro in una libreria proprio qui di Berlino. Quindi è stato, diciamo, un incontro col libro più ricco proprio perché ho avuto la possibilità di sentirne parlare direttamente da lei. E è una cosa che un po' mi manca vivendo all'estero e quindi sono stata molto felice di poterlo fare. E tra l'altro adesso di poter dire di conoscere un pochino Manuela aggiunge proprio qualcosa in più alla lettura. Detto questo, di cosa si parla in questo libro? È la storia di Filippo, un ragazzo che possiamo definire quasi antieroe e di come viene incastrato in un'avventura con sua nonna,
da cui scaturirà tutto un intreccio che ovviamente non vi posso dire perché vi toglierei la sorpresa. Ciò che davvero mi è piaciuto di questo libro è che mi ha fatto ridere, e raramente mi capita di ridere leggendo dei libri, ma questo fa davvero ridere e ci sono dei passaggi davvero esilaranti, e è scritto benissimo, è proprio una scrittura piacevole che scorre, è una lettura di intrattenimento vero, in cui si sta bene a leggerlo. Io l'ho divorato in 2 giorni, e insomma non è un libro cortissimo, adesso non è neanche enorme, però insomma non è un opuscolo sottiletta. Quindi è uno di quei testi che a me viene da dire potrebbero anche essere un antidoto al mitico e super super nominato blocco del lettore, perché è uno di quei testi che ti porta dentro la storia, ti fa stare veramente super vicino a Filippo, nonostante Filippo sia appunto questo antieroe, e in un sacco di volte ti viene da dire ma dai davvero, cioè ma davvero stai facendo questa cosa, davvero stai pensando in questo modo, però è autentico. Filippo non si pone in modo lontano, grazie a come l'ha descritto Manuel ovviamente, però anche se è lontano da me in termini di valore, di comportamento, è così reale, così autentico, che comunque ti viene vicino. È difficile da spiegare questa sensazione, però a me è piaciuto proprio tanto per questo, perché è una lettura veramente molto piacevole, con una storia fresca, un bellissimo ritmo e anche qualche insegnamento che però non viene messo lì come, non so, la pietra miliare a cui fare riferimento, ma è snocciolato all'interno della narrazione, e quindi questa cosa mi è proprio piaciuta tantissimo. È un libro che mi ha fatto stare bene, ecco, quindi io mi sento proprio tanto di consigliarvelo. Passiamo ora a I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, un libro di cui si è parlato tantissimo, un libro che al momento è molto molto in voga, possiamo dire, e che io ho letto sempre nel mio intento di avvicinarmi alla Sicilia mentre mi stavo preparando per questo viaggio. Di cosa si parla? Siamo in Sicilia appunto, e vediamo questa famiglia, la famiglia dei Florio, che inizia la sua attività imprenditoriale. E accanto a questa parte, diciamo, un pochino storica, perché comunque la famiglia dei Flora è una famiglia realmente esistita, c'è anche la parte di relazione, quindi di alternarsi di personaggi che per via del tempo che passa ovviamente si trovano a dirigere un'azienda di famiglia, in tutto intrecciato con anche le dinamiche familiari, appunto, perché di questa famiglia fanno parte vari personaggi. È un libro che a me è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto tanto il fatto che ci fosse una parte introduttiva con un focus storico prima di ogni capitolo e anche un detto, un proverbio siciliano. Questi due accorgimenti, questi due aspetti, queste scelte mi hanno davvero davvero piacevolmente sorpresa. E nella storia io ho apprezzato anche il ritmo e lo sviluppo, poi parlavo con alcuni di voi, diciamo che forse è molto simile a una serie TV, che però per me non è un difetto, perché comunque tiene la lettura bella attiva. Allo stesso tempo una cosa che un po' mi è mancata, sono forse anzi le due cose che mi sono mancate, sono le descrizioni, perché secondo me ce ne sono molto poche, e avevo un pochino in mente il riferimento dei Casalei, in cui ci sono queste descrizioni veramente molto ben fatte, che non sono pesanti, ma sono descrizioni quasi attive e aiutano tantissimo a capire la situazione, capire i personaggi. Invece qua, secondo me, di descrizioni ce n'erano forse un pochino poche, insomma avrei apprezzato qualche descrizione in più. E molto concentrato sulla famiglia Florio, quindi i personaggi diciamo un po' marginali che ruotano intorno a Florio non sono tanto sviluppati, mentre invece sempre nei Casalè, ecco, anche i personaggi, possiamo chiamarli collaterali, hanno il loro spazio, il che rende la trama secondo me un pochino più bilanciata e soprattutto arricchisce proprio anche il libro di per sé. Detto questo, è un testo molto interessante secondo me anche per le difficoltà che vengono raccontate nella parte dello sviluppo dell'attività imprenditoriale con riferimenti ai giorni nostri. Trovo che certe difficoltà, certi ragionamenti, certi ostacoli che devono affrontare i membri della famiglia Florio siano in realtà tanto tanto
attuali e riscontrabili anche nell'Italia di oggi. Quindi è un testo molto interessante perché unisce la parte storica alla parte personale ed è, spero, il primo di una serie che potrà andare avanti perché vorrei sapere un po' di più di questa famiglia e anche questo è un testo che mi sento di consigliarvi davvero tantissimo. Passiamo ora all'ultimo libro, che in realtà mi sa è il primo che ho letto ad agosto, ed è Del Signore in Nero di Madeline Estigone. Allora, questo è un testo sul quale avevo un'aspettativa gigante e secondo me troppo gigante, nel senso che mi ero fatta un'idea di un testo che mi avrebbe portata dentro a una storia fatta di autodeterminazione femminile, fatta di, sì, femminismo, comunque grande indipendenza delle donne. E in realtà tutto questo agglomerato di argomenti l'ho trovato molto delicato, molto soft all'interno della narrazione, quindi mi aspettavo, ecco, che questo aspetto fosse molto più centrale rispetto a quello che alla fine, per la mia percezione, è stato. Detto questo, ne ho parlato con alcune persone che hanno avuto la mia stessa impressione, mentre altre l'hanno adorato. E nel momento in cui provavo a capire perché loro avessero avuto questa impressione così diversa dalla mia, mi sono resa conto che il tutto deriva dall'approccio, nel senso che io sono partita con questa idea di un testo che mi avrebbe dato degli spunti o comunque sì, dei punti di vista su appunto il femminismo, mentre invece queste altre persone erano partite semplicemente con la voglia di leggersi una storia. E questo approccio, questa diversità di prospettiva cambia tantissimo poi il risultato finale o comunque la percezione finale, il giudizio finale sul testo, che secondo me è scritto bene, mi piace la diversità dei personaggi, però devo dire ci sono alcune parti un po' incompiute. È come se fosse il primo volume e dopo ce ne dovesse essere un altro, che in realtà non mi pare ci sia, e quindi diciamo due storie in particolare mi sono sembrate un po' in sospeso, senza una vera conclusione, ecco. Immagino sia una scelta dell'autrice, però questa cosa mi ha un po' lasciata perplessa. Detto questo, è un libro che di mio non mi sento di consigliarvi in modo proprio spassionato come magari gli altri tre, proprio per questa percezione, perché mi aspettavo che mi desse qualcosa di più forte. Poi invece, se desiderate una lettura tranquilla, una lettura che vi porti a spasso nella Sydney degli anni 50, allora questo va bene, perché è in effetti ben descritto, gli ambienti sono descritti bene, è anche fatta bene la parte in cui si parla di questo personaggio, di questa donna che non è nata australiana e del suo modo di vedere la vita. Ci sono anche queste dinamiche all'interno del grande magazzino, quindi in realtà non è scritto male, non è un testo superficiale, sciocco, è semplicemente che mi aspettavo qualcosa di più. Per cui questi sono i quattro libri che ho letto nel mese di agosto. Direi che comunque sia stato un mese molto positivo. Vi lascio come sempre qui sotto i titoli degli autori e le case editrici. Fatemi sapere se ne avete letto qualcuno, cosa ne pensate e consigli su Camilleri. Io con questo vi saluto e vi auguro buona lettura. Ciao!